stessa domanda a Saverio Ferrari. Allora, c'è una mente, secondo voi, da quello che voi siete riusciti, qui immagino qui c'è gli incartamenti, qualcosa degli incartamenti, che dica effettivamente che c'è la famosa testa che poi riesce effettivamente a manovrare questa manodopera? Sì, una testa c'è, perché la chiave di lettura che abbiamo scelto di condividere è quella della provocazione a due giorni dal rapimento Moro. Prima Mariani dava delle cifre, io ce le ho qui, sono impressionanti rispetto al controllo del territorio e delle persone che era in divenire dopo 48 ore dal rapimento Moro. E c'era stata una scelta di utilizzare un gruppo, questa è la nostra tesi, una banda nell'arcipelago dei NAR, perché in genere per luogo comune si riducono i NAR alla vicenda di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, è una semplificazione. I NAR nascono alla fine del 77 come una sigla che tutte le diverse realtà eversive romane decidono di utilizzare anche per cercare di rendere più difficile l'attività degli investigatori. E quindi dietro la sigla NAR in realtà vi è un pulviscolo di nuclei, di gruppi, di bande che colpiscono a vario titolo, in vario modo. La scelta è quella dell'anticomunismo assassino, perché l'idea che vedremo è quella di colpire nel mucchio. Si colpirà nel mucchio diverse volte, si era già colpito nel mucchio nel febbraio dello stesso anno a Roma quando fu assassinato Roberto Scialabba, che guarda caso rispetto ai due anonimi che dicevi prima tu, non sapevano neanche chi fosse, lo uccidono perché sanno che in quel luogo ci sono i compagni. E siccome è il terzo anniversario della morte di Mikis Mantekas, che era un militante del Fuang greco che studiava all'Università di Roma, si va lì per uccidere e si uccide con un colpo alla nuca Roberto Scialabba. È una delle bande che quindi entra in azione, una banda particolare, perché è collegata alla Magliana e alla banda della Magliana. Non è semplicemente un gruppo sparso, ma ha degli agganci e degli addentellati con chi faceva già il lavoro sporco per gli apparati di intelligence più o meno deviati, questa è un'espressione che si dovrebbe poi approfondire, e che quindi, come dire, può operare per poter fare questa provocazione e portarla fino in fondo. I nomi che noi facciamo sono tre, ma non è che saltano fuori da nostre intuizioni, è perché tra l'83 e il 91 ci sono sei ex terroristi di destra di varie appartenenze, ex FUAN, ex NAR, ex Terza Posizione, ex Costruiamo l'Azione, che indicano in quei tre il gruppo di fuoco che assassina Fausto Iaio, lo dicono loro. E peraltro lo dicono a ragion veduta alcuni di questi, non per sempre semplicemente per sentito dire o per intuizione, ma perché a loro sono state fatte direttamente da Mario Corsi, in modo particolare, delle confidenze durante delle carcerazioni comuni. E quindi i tre sono parte di questa banda, sono legati alla Magliana e al lavoro sporco che in Italia si faceva all'ombra degli apparati, e si muovono per fare questa operazione, che quindi non è una storia locale, non riguarda necessariamente una vicenda di quartiere, anzi tutt'altro, va oltre i due ragazzi, è una provocazione nazionale. L'intento è quello di far sì che Milano in un qualche modo esploda. Io ricordo quella notte, all'epoca ero militante di Democrazia Proletaria, la nascente Democrazia Proletaria. Si fece una riunione che durò tutta la notte, così fecero tutte le altre organizzazioni di sinistra a Milano, e concludemmo che non dovevamo cadere in quella trappola che c'era stata tesa, quella di avere una scelta, di fare una scelta che poi avrebbe determinato una spirale per cui i comunisti non solo rapivano Moro, ma mettevano a ferro e fuoco la città di Milano, avrebbero fatto un, come dire, un'operazione strumentale per
poi magari produrre ulteriori legislazioni speciali, ulteriori giri di vite e arrivare anche probabilmente a uno stato di eccezione in questo paese. E per cui si fu fatta la scelta giusta, corretta da parte di tutti, ognuno per conto proprio, per la propria realtà, di non cadere in questa trappola. Peraltro io ricordo questo fatto che noi riportiamo nel libro, vero, riportato anche da alcuni giornali, che davanti alla famosa federazione del MIS di via Mancini non c'era che un piccolo drappello senza scudi di poliziotti, come dire, questa è l'esca, venite qui perché poi vediamo come si possono mettere le cose. E quindi la scelta fu quella di dire a questo punto una grande manifestazione di massa, come si diceva all'epoca, poi seguita dai funerali che furono uno dei momenti più importanti nella storia di questa città. E quindi è evidente che l'ombra nera c'è. C'è stata un'operazione eterodiretta. Quelli che vengono da Roma non conoscono le strade dove operano. Colpiscono due ragazzi attorno a Leoncavallo perché sono vestiti in un certo modo. La testimone Marisa Biffi parla di un colloquio precedente, probabilmente li hanno provocati, li hanno attirati lì a 50 metri dall'angolo di Piazza San Materno e poi scappano in un modo assolutamente irrazionale dall'altra parte rispetto a Piazza San Materno, dove c'è questo dedalo di vie dove tu puoi allontanarti e nasconderti facilmente. Fanno 300 metri lungo via Mancinelli rischiando di essere riconosciuti, cosa che poi accadrà da parte di un signore, Natale Di Francesco, che li vedrà pur di spalle ma li descriverà esattamente come li aveva poi descritti la testimone oculare Marisa Biffi, due con l'impermeabile bianco e uno con un giubbotto color nocciola. Scappano dalla parte, come dire, meno studiata, perché non conoscono neanche i luoghi dove stanno operando. E quindi è proprio una provocazione. Noi riportiamo anche uno stralcio di quella che è stata la perizia di Aldo Giannulli, che fu commissionata dall'ultimo PM Stefano D'Ambruoso, sulle carte della Questura di Milano e dell'Ufficio Affari Riservati, dove il perito non ha trovato praticamente nulla lì dentro, come se non fosse stato attivato nessun informatore. Quando c'è un episodio criminale ci sono gli informatori, che sono più o meno prezzolati, che vanno a raccontare di ambienti, di persone, di sentito dire. Non c'è niente. Questo a dimostrazione del fatto che il delitto è stato, come dire, commissionato da fuori. Non c'è neanche il supporto logistico probabilmente a Milano, tant'è che è Cremona il supporto logistico di transito e di copertura da parte dei killer. Una cosa in più rispetto ai NAR: si parla spesso di gruppi spontanei. I NAR non solo erano un arcipelago, ma avevano due livelli, uno spontaneo e uno professionale, legato ai vecchi delle bande eversive, queste sì, degli anni 70, come Ordine Nuovo. Dietro vi erano questi vecchi personaggi, signorelli, il famoso Aldo Semerari, che peraltro era legato ad ambienti piduisti e legato ad ambienti criminali. C'è un livello professionale dietro alla vicenda dei NAR che ci siamo dimenticati. Io do solo dei dati. Tra il 77 e il 1980 fanno più di 100 attentati. Tra il 77 e il 1980 uccidono 3 militanti di sinistra, ma tra l'80 e l'82 uccidono 15 agenti e carabinieri. Sono un gruppo, come dire, che ha un livello di professionalità tra virgolette e non di spontaneità, eterodiretto. Questa è un po' la nostra lettura. Due piccole cose ancora. Il libro bianco è stato un fatto che abbiamo cercato di approfondire, perché perché a un certo punto i collettivi autonomi e Leoncavallo decidono di fare un'operazione, una grande campagna contro gli spacciatori di eroina, e costruiscono questo libro bianco. Qualcuno ha sostenuto che era stata la causa dell'assassinio dei due ragazzi. Va ricordato che il 12 marzo del 78, una settimana prima, compare su L'Espresso un'anticipazione di 3 pagine,
L'Espresso all'epoca aveva una grossa tiratura, ancora superiore a quella odierna, dove vengono fatti 40 nomi di quelli che poi compariranno nel libro bianco. Non fermavi più niente, non è che potevi fermare con un'intimidazione di questo tipo l'uscita di quel libro bianco, e peraltro non punivi due ragazzi di cui c'è stata anche l'incertezza sul tipo di contributo che avessero dato a questa stesura, perché quando ci sono negli interrogatori quelli che parlano come Andrea Bellini, che era stato uno degli ispiratori di questa operazione, di questo libro, lui dice erano 200-250 che avevano lavorato, io quelli non li ho neanche mai visti, quindi possono aver dato un contributo, ma non sono certamente quelli che vanno puniti per questo libro bianco, dove peraltro i fascisti che vengono denunciati con Butta, con gli spacciatori di eroina, sono pochissimi, sono 4-5, noti due. Luciano Petroni, che peraltro era semplicemente uno squadrista che era stato denunciato per la ricostituzione del partito fascista, e il famoso Daniele Quadri, in arte Marcella, perché era un trans, amante di alcuni tra i principali bombaroli delle squadre d'azione Mussolini, esposti e il bombardiere nero Angelo Angeli. Più volte si erano addirittura zuffati per le grazie di Marcella, che era in realtà Daniele Quadri, che era un informatore della questura, attraverso il quale la questura riusciva a capire un po' i movimenti dei personaggi che cercava di tenere un po' sotto controllo. Quindi semmai, se c'è un rapporto tra la parte locale, il quartiere, lo spaccio dell'eroina e questa vicenda, è eventualmente che chi è venuto da fuori al massimo può averlo avuto un supporto logistico da parte di costoro, ma nulla di più. La pista di via Montenevoso, hai già detto tu, è una dietrologia assolutamente cervellotica che ha due varianti. Una, insostenibile, che le Brigate Rosse hanno ucciso i due ragazzi perché avevano scoperto il covo. Non si capisce come l'avessero scoperto, perché uno abitava dall'altra parte della strada, come se le Brigate Rosse tenessero aperte le finestre e battessero a macchina, di fronte a loro avessero il drappo delle Brigate Rosse appeso al muro. Con la foto di Moro. Con la foto di Moro, magari. E l'altra è che lo Stato invece assassinasse i due ragazzi per lasciare un messaggio a quelli delle Brigate Rosse: sappiamo dove siete. Il che francamente conduce a un percorso insostenibile dal punto di vista di qualsiasi riscontro. Lo dico in ultima battuta: nei 55 giorni di rapimento di Moro, Moro, col suo linguaggio molto involuto, circonvoluto, gli spiega che c'era Gladio. Non la chiama Gladio, ma gli spiega che c'era Gladio. Loro non lo capiscono, non riescono neanche a percepire quello che Moro gli racconta delle strutture illegali e segrete dello Stato italiano. Figurarsi se avessero recepito un messaggio di questo tipo, talmente criptico e insostenibile, secondo noi. Grazie a Saverio. Io però, come dire, insisto, perché così come voi avete giustamente scritto i nomi di Carminati, Corsi e Bracci. Tra l'altro, vabbè, Carminati sappiamo che è in galera per le vicende legate alla Terra di Mezzo, no? Si chiama così quell'inchiesta di Roma. Marione Corsi, detto Marione, è ancora un famoso speaker radiofonico di Roma, in uno di quei fenomeni estremamente interessanti, e sarebbero da studiare, delle radio sportive, delle radio, in particolare delle radio Roma, che sembra una sciocchezza, ma sono una potenza. Cioè a Roma sono veramente mi dice di sì con lo sguardo di chi se ne intende, da romano, se ho capito bene, sono estremamente ascoltate, quindi non sono dei personaggi spariti nel nulla. Allora, così come voi avete avuto giustamente, no? Avete scritto nero su bianco quei nomi, allora io torno ad insistere con la domanda che ti facevo prima: ma allora qual è la regia che sta sopra? Ci sono addirittura dei nomi che si possono fare? Per adesso parliamo di ombre, e francamente siamo in un momento in cui c'è la P2, i vertici di tutte le armi che ci sono sono dei piduisti, Santovito per esempio, e quindi questo processo è un processo particolare, si è
di altri drammatici processi si è saputo tutto, quasi tutto, di questo si è saputo niente. Non c'è collaborazione. Eppure c'erano gli elementi oggettivi che attribuivano all'eversione di destra questo omicidio. Per esempio, l'impermeabile bianco, due impermeabili bianchi. Era, dice uno dei delatori, di quelli che hanno parlato, che era la divisa dei fascisti di Roma. L'omicida sparava con la pistola in un sacchetto di plastica, era il modo di operare della destra eversiva romana. Poi, francamente, ci sono delle incongruenze in tutto questo. Allora, per quale motivo, per esempio, Mario Corsi dice che è andato a trovare la zia a Cremona? E prima però si colloca cronologicamente prima del sequestro Moro, ma il teste Spotti Zeli dice no, ci siamo visti dopo alle ore 13 alla stazione di Cremona. E perché uno che deve andare a Cremona partendo da Roma prende il treno e invece di fare la linea normale che passa per Piacenza passa per Milano? Allungando il percorso, spendendo più soldi, mettendoci più tempo. Ma è plausibile che uno vada a trovare la zia in un bailamme di questo genere, dove tutte le città sono militarizzate e hanno un curriculum criminale di tale peso che sicuramente li avrebbero intercettati? Quindi voleva dire che erano protette. Cremona sembra una bella città, Turin, Turon, Turas e tutte quelle belle cose lì, in realtà c'è tutta una rete fascista che vuole collegarsi con i fascisti di Roma. C'è un certo Giavazzi, che è il responsabile locale del MIS, che ospita delle persone che sono in una situazione di pericolo. E quando Spotti Zeli dice ci siamo trovati alla stazione con Mario Corsi, che aveva due amici con sé che non so chi erano, e noi sappiamo chi sono a questo punto questi due amici: uno è Bracci e l'altro è il Ceccato, lo chiamano così, Carminati. Allora noi abbiamo a che fare con un test che ti dice c'era questi due, Marione è arrivato la sera prima, quindi siamo al 18, scappano da Milano, vanno a Cremona, ospiti di forse di Giavazzi o della zia, non si sa, dopodiché cosa fanno? Al mattino dopo telefonano e fissano un appuntamento a Spotti Zeli alla stazione. E qui c'è un'altra ingenuità degli inquirenti, perché cosa è venuto a fare, dice Mario Corsi, a dare a Spotti Zeli un giornale, Costruiamo l'Azione, che era un giornale, si fa per dire giornale, era un fogliaccio eversivo che parlava di organizzazione di Brigate Nere, ma non è questo quello che conta. Quello che conta è che se l'avessimo sequestrato, l'avessero sequestrato, avremmo avuto la data del giornale, avremmo saputo che effettivamente l'ha portato Mario Corsi quel giorno lì e non un altro. E questo che ha reso tutto questo processo un po' no, vi dico solo questo. Andrea Bellini è morto qualche mese fa. Era il capo del Casoretto, persona molto nota, viene a sapere che è vivo per grazia di Dio e degli uomini, e durante un interrogatorio fatto con il giudice Salvini, che gli dice guardi che la stavano aspettando perché volevano ucciderla, no? Giusla Fioravanti, Marione, Zappavigna fanno questa spedizione da Roma con un'ambulanza truccata, e dentro in realtà c'era un'armeria,
e si mettono ad aspettare la possibile vittima sotto casa e ci stanno lì 5 o 6 giorni, ma Bellini non c'è, fortunatamente in India. E nel frattempo, per ingannare il tempo, loro provano i silenziatori delle pistole nell'albergo di Lambrate, sparando nelle pareti della stanza. Gli va ancora bene perché Andrea Bellini torna dall'India e non viene a Milano, va direttamente dalle Marche al suo paese. In questo contesto c'è ancora Marione Corsi. Marione Corsi è un killer. Marione Corsi picchia, pesta. Se Marione fosse stato al suo posto, noi non ci troveremmo più qui a parlare, perché il processo sarebbe stato archiviato 18 anni fa. Invece, per caso, siamo riusciti a ricostruire. Noi perché abbiamo voluto fare questo libro? Noi abbiamo voluto fare questo libro perché noi speriamo che questa nostra esperienza serva per cucire il filo della memoria che si è spezzato. Noi abbiamo dei ragazzi che non sanno chi è Hitler in Germania, di questi tempi la Merkel ha fatto fare un'indagine e dice sul nazismo, e tanti ragazzi non sanno chi è Hitler. Non taccio sulle inchieste fatte anni fa dalla provincia di Milano. Chi ha messo le bombe in Piazza Fontana? Le Brigate Rosse insieme a Valanzasca. Oppure chi ha messo le bombe alla stazione di Bologna? La stazione di Bologna l'ha messa le Brigate Rosse, c'era Indro Montanelli sul terreno che ha perso l'uso delle gambe. Questo è tutto torna, no? Allora, vi dico cosa pensiamo noi, al di là di queste che sono delle idee che abbiamo voluto esplicitare in modo molto chiaro. Io è la prima volta che scrivo un libro, faccio l'avvocato da 50 anni, ho sempre scritto atti giudiziari, e ho cercato di non scrivere da avvocato, semplificando al massimo e ricordando il principio di uno dei maestri della filosofia che ho molto amato, Aristotele, che diceva: quando si scrive per tutti, quando ti trovi di fronte a un'opera d'arte, anche se sei ignorante, se ti viene il brivido nella schiena vuol dire che quella cosa ti piace e questa è l'arte. Io ho il pallino di recupero della memoria storica, perché questi ragazzi, se non capiscono il passato, vivono solo nel presente e non sono in grado di progettare il futuro. Faccio sempre questo esempio. Anni fa c'era uno spot televisivo dove c'era Andreotti, senatore a vita, che faceva il galante, il simpatico con Valeria Marini. Allora diceva: le risposte che possiamo dare a questa cosa sono due. Uno, chi non ha la memoria storica, ma che simpatico quello lì, come non se la tira, no? E uno ha la mano. Chi ha la memoria storica invece saprebbe che quello lì era una delle persone più inquietanti della storia della Repubblica di questo paese. Allora noi dobbiamo però dare una prospettiva a questi ragazzi, non gli dobbiamo parlare soltanto del passato, dobbiamo dargli una prospettiva futura. Allora stiamo lavorando su un progetto, ve lo metto qui, su Saverio adesso comincerà a inquietarsi, perché quando parto così lui poi dopo dice: oh madonna, chissà cosa dice, dove arriva. No, stiamo lavorando a un progetto di coinvolgere i giovani dell'università e non solo dell'università, magari pescati anche nel territorio dove è venuto l'omicidio, per costruire una sorta di tribunale Russell, Bertrand Russell, il filosofo inglese, per fare in modo che questi ragazzi svolgano loro un'indagine. Noi regaliamo gli atti del processo alla Casa della Memoria di Brescia, che
li digitalizza e li mette a disposizione di tutti quelli che vogliono approfondire, studiosi, eccetera, eccetera. Allora, i ragazzi fanno gli inquirenti, raccolgono magari delle nuove indagini, magari sentono qualcuno che non ha parlato, che dopo 40 anni vuol togliersi qualcosa dallo stomaco. Fare quindi un processo pubblico anche in collegamento con l'Università Statale di Milano, che potrebbe anche fare delle tesi di laurea su questa cosa. Adesso la smetto perché sennò poi mi picchiano. No, al contrario. Facciamo in tempo a fare un'altra domanda e anche a Saverio Ferrari, perché io li vorrei citare quei nomi di quei fascistoni che tu hai detto prima, che hanno detto esplicitamente che si tratta di Mario Corsi e della banda Prati: Walter Sordi, Patrizio Trocchei, Paolo Bianchi, Cristiano e Giusva Fioravanti, Sergio Calore, Angelo Izzo e Paolo Aleardi, cioè il gota dei Nare e di movimenti vicini. Allora, se tante persone hanno detto in modo più o meno esplicito che sono stati loro, perché non è stato sufficiente per arrivare ad un giudizio? Lo chiedo volutamente non al tecnico, diciamo così, l'avvocato Mariani, ma anche che idea ti sei fatto tu? Dico che però a questi bisognerebbe aggiungere uno che non ha fatto deposizioni, che noi affrontiamo la sua vicenda nel libro, che è Pasquale Belsito, perché lui viene arrestato latitante, pluricondannato all'ergastolo il 30 giugno del 2001 a Madrid, e quando la guardia si lui rilascia delle dichiarazioni, dice: io vorrei collaborare, sono disponibile a collaborare, e accenna anche alla vicenda di Fausto Iaio. Succede però qui un fatto appunto un po' strano, che rimarrà nelle carceri spagnole per 4 anni, che i tentativi di estradarlo sono difficilissimi, vi sono interrogazioni parlamentari, arriva in Italia al carcere di Opera solo nel 2004, l'avvocato Mariani chiede di riaprire le indagini per interrogarlo, gli viene concessa questa possibilità, ma lui ormai si è chiuso nel più assoluto mutismo, non intende più parlare, evidentemente come dire, è stato convinto a non fare delle cose che potrebbero anche poi compromettergli l'esistenza, ma è all'ergastolo questo signore, è disperato con ogni probabilità. Io gli ho scritto in carcere chiedendogli se era disponibile a incontrarmi, lui mi ha dato una risposta che dà l'idea, secondo me, della sua situazione mentale assai, come dire, compromessa, perché mi ha risposto dicendo che pregava per me e per tutta la famiglia, e dopo avermi risposto così, qualche tempo dopo ha tentato di scappare dal carcere di Secondigliano calandosi con le lenzuola, preso al volo addirittura in un cortile interno. Quindi ci sono molti che sanno, proprio per la storia che abbiamo raccontato, non solo nell'ambiente neofascista, molti sanno anche in ambienti istituzionali. Se volessero, come dire, scaricarsi la coscienza, potrebbero far riaprire davvero le indagini, che non hanno portato a un processo, perché tutti coloro che hanno parlato non hanno fatto chiamate di correo, e cioè non si sono accusati del duplice omicidio, hanno fatto delle dichiarazioni di relato, e quindi in una aula di corte d'assise questo non costituisce prova, per quanto gli indizi si possono essere accumulati. E quindi, come si diceva prima anche nella lettura da parte di Renato Sarti dell'ultima parte del nostro libro, è stato per certi aspetti un bene. Certo, i dibattimenti potrebbero riservare delle sorprese, ma una soluzione avrebbe chiuso questa vicenda per sempre, mentre adesso, come dire, se a 40 anni di distanza è possibile riaprire e portare a processo, lo si potrà fare eventualmente sulla base non semplicemente di dichiarazioni, ma di elementi e di riscontri che si potrebbero ancora cercare. Questa è la ragione per cui noi non siamo arrivati a un processo, che ha sicuramente fatto storcere il naso a molti, è stato giudicato pesantemente, e dentro ai giudizi che sono stati dati, io vorrei ricordarlo, noi lo riportiamo, vi furono le dichiarazioni di Umberto Gai,
all'epoca consigliere regionale e redattore di Radio Popolare, sì, che disse, ripreso dalla Repubblica, dal Corriere della Sera, addirittura in televisione: Mario Corsi, sei tu l'assassino di Fausto Iaio, perché poi dei tre uno solo è stato quello a sparare 8 colpi in rapida successione, killer professionista, colpendo prima lo stomaco per immobilizzare la vittima e poi per sparargli al petto. Non è successo niente, hanno minacciato delle querele che ovviamente non hanno fatto, perché è chiaro che imbarcarsi in una strada così complicata della querela potrebbe riservare delle sorprese pesantissime. Io ricordo la vicenda di Pinelli, quel processo fu fermato ma fu aperto proprio perché il commissario Calabresi fu costretto sotto pressione della questura a denunciare per diffamazione lotta Pio continua, Baldelli. Pio Baldelli. Quelli di Roma, della banda Prati e Mario Corsi, sembrerebbe che si guardino ben bene da poter fare una querela e una denuncia rispetto a queste cose, ma all'epoca successe anche questo. Noi tra gli interrogativi che poniamo è: perché non avete querelato? Sei stato tu addirittura accusato di essere l'assassino di due ragazzi e non hai battuto ciglio. Questo ulteriore riscontro e dimostrazione del fatto che evidentemente da quelle parti si sta cauti, perché da quelle parti sono usciti gli assassini dei due ragazzi. E forse perché si sta, seguono il principio del grande maestro Andreotti, che non ha mai fatto una querela in vita sua, ben sapendo quanto poteva essere pericoloso il ritorno. C'è qualcuno che vuole una domanda, intervenire? Ne ha facoltà. Ne ha facoltà. Ma io vorrei... Sì. Vorrei cercare di capire questo. È stata una sporca faccenda e lo si vede da tutti i lati. Ma porca miseria, perché quei due ragazzi? Che potevano essere quei due lì, altri due non... Aspetta. Cioè, sembra quasi una cosa che faccia parte della strategia della tensione. È così proprio. Ma perché proprio quei due ragazzi? Grazie. Ci sono altre domande che magari le mettiamo assieme? No, cominciamo da rispondere. Quando si è fatta quella lunga istruttoria sulla strage di Piazza Fontana, era venuto fuori che c'era un'organizzazione che teorizzava la guerra di popolo, che era un certo Guérin Serac della Ginterpress, sede Portogallo, e loro erano convinti che buttando una bomba in mezzo alla gente, più gente moriva, più si terrorizzava la gente, più si otteneva uno scopo. Allora, a questo punto il problema non era la qualità dei soggetti, ma la quantità dei soggetti, che dovevano avere però una caratteristica. Magari invece di avere le scarpe a punta come i sambabilini, avevano magari delle ciabatte, delle infradito, non lo so. Comunque erano vestiti in un modo che potevano apparire come gente di sinistra. Volevo dire solo una cosa. Sì, ce la fai. Ah sì, ma mi si sente. Cioè, perché, magari dietro no. No, perché condivido molto. No, lascia stare. Condivido molto quello che ha detto l'avvocato Mariani. Vabbè, io sono anche insegnante, eccetera. Poi avevo 20 anni quando è successo questo fatto, e credo che la cosa fondamentale per noi, che io sono un genitore, no? Sono una mamma, sono una nonna, credo che sia portare, cioè dare, fare queste considerazioni in famiglia. Io comprerò il libro, comunque, ovvio, a parte ascolto Radio Popolare, eccetera, eccetera, che ci conoscono, però credo che sia fondamentale parlare di questo ai propri figli. Io ho un figlio di 30 anni al quale ancora adesso mi chiede delle cose che non si rende tanto conto, pur avendo fatto magari l'occupazione della scuola. Cioè, non è che siamo una famiglia che non si è mai interessata, anzi ci interessiamo sempre a quello che succede, cerchiamo di dare delle spiegazioni, però è vero che i giovani
i ragazzi non si rendono comunque conto, è molto difficile per loro entrare in questi ragionamenti che per noi sono scontati, perché io sono arrivata dalla Valtellina in pieno 68, cioè voglio dire, cioè hai tutta una formazione mentale, dei ragionamenti, cioè mi ha sconvolto la vita, però mi ha anche dato molto, no? Quindi diciamo che secondo me è veramente fondamentale lavorare nelle scuole. Ecco, non è facile entrare nelle scuole, perché ci dipende dai presidi, dai professori, hanno paura. Quindi, ma ben volentieri, se delle scuole ci invitano, noi ci andiamo. Sentite, io vi voglio raccontare, perché la mia vita professionale in certi momenti è stata una vita per caso. Allora, io avevo 28 anni quando è scoppiata la bomba di Piazza Fontana, no? Ed ero di turno, perché avevamo costituito noi giovani avvocati un comitato di lotta contro la repressione. Ero di turno e mi è toccato come turno tale Valpreda. Ecco, non posso raccontarvi tutta la storia che è troppo lunga, ma quello che rimarrà stampato all'infinito è la mia frase storica, quando lui mi dice: avvocato, cosa facciamo? Mi do la latitanza o andiamo dal giudice? Avevo prenotato un incontro lunedì. E allora lui mi fa: non è che corriamo rischi, frase storica, se lei non ha fatto niente non ha niente da temere. Avevo 28 anni quando, sei perdonato, dai. Quando è tornato mi fa: oh, è bello, 3 anni sul boiolo, eh. Io volevo spezzare invece una lancia a favore dell'ignoranza dei ragazzi, invece, nel senso che no, allora, nessuno vive una situazione paragonabile a quella che appunto la signora venuta dalla Valtellina nel 68 vive adesso, a parte probabilmente chi ha un colore della pelle un po' più scuro di questi tempi, che rischia di venire ammazzato semplicemente perché ha il colore più scuro della pelle. Cioè, intendo dire, adesso al di là delle battute un po' ciniche che ho fatto, che non c'è una situazione paragonabile alla strategia della tensione, diciamo, che come la stiamo vedendo adesso. O tu credi che invece, Saverio, ci sia ancora, come dire, questi rischi? Io ho un giudizio rispetto alla strategia della tensione, al termine poi strategia della tensione, perché la strategia della tensione secondo me è stato un progetto eversivo che è stato addirittura per molti versi studiato a tavolino. Non l'hanno fatto i fascisti, i convegni a tavolino, perché poi il motore e il vertice che ha progettato e condotto, anche delineando le traiettorie di questo progetto, sono stati i vertici soprattutto delle forze armate, degli apparati militari, dello Stato Maggiore dell'Esercito. Sono i convegni, tutti ricordano un convegno all'Hotel Parco dei Principi, i convegni sono almeno una decina prima e dopo l'Hotel Parco dei Principi del 65, dove si studia il modo per disarticolare le istituzioni democratiche repubblicane di questo paese. E i fascisti sono sussunti come quelli che fanno il lavoro sporco, perché ci vuole una testa da fascisti per mettere una bomba in una stazione, in una piazza, praticare l'assassinio politico come metodo di lotta politica. Questo progetto viene sconfitto, si chiude a metà degli anni 70, si disarticolano gli ascari che erano stati sussunti, vengono disarticolati anche i vertici degli apparati militari, si aprirà una stagione successiva per certi aspetti migliore e per certi aspetti peggiore, perché poi entreranno nei vertici ancora altre figure legate agli ultras dell'Alleanza Atlantica, che poi saranno quelli della P2, perché si parla sempre della P2 come se fosse un circolo esoterico. La P2 era un circolo di oltranzisti atlantici che puntavano in questo paese alla guerra civile e alla sovversione interna, ma si chiude quella vicenda, vengono sconfitti, vengono battuti, il progetto non va a segno, il partito che li tiene insieme non va a segno probabilmente per
per ragioni interne, cioè per dissidi anche interni. Va per, secondo me, va in crisi per diverse ragioni, anche nel contesto internazionale, esatto, che cambia completamente lo scenario, perché noi a metà degli anni 70 abbiamo tre regimi fascisti in Europa, abbiamo la Spagna di Franco, il Portogallo e la Grecia dei Colonnelli. La svolta, la cesura, lo snodo è il Watergate, è la crisi del Partito Repubblicano e le dimissioni di Richard Nixon, che cambia lo scenario, con lui va giù la parte radicale del Partito Repubblicano, si apre un altro scenario in Europa e infatti i tre regimi fascisti entrano in crisi, i colonnelli vengono abbandonati nelle loro pazzie militariste con lo scontro con la Turchia, in Portogallo si apre la rivoluzione dei Garofari e in Spagna inizia la transizione alla democrazia nel novembre del 75 alla morte di Franco. Questa cosa è determinante, combinata però con un fatto che noi dobbiamo rivalutare e considerare fino in fondo: c'è una mobilitazione popolare in Italia guidata dalle sinistre, dal Fronte Democratico, che contrasta questo progetto con tanti strumenti, tra gli altri quello della controinformazione. Questo combinato disposto è quello che chiude la porta ai golpisti, a quelli che pensavano delle involuzioni autoritarie, allo stato d'eccezione, alla sospensione delle prerogative parlamentari costituzionali. Oggi siamo in un'epoca diversa, completamente diversa, dove abbiamo uno scenario diverso. L'uso del termine strategia della tensione potrebbe essere improprio per chi si occupa di storia. C'è un'altra escalation. All'epoca che avevamo vissuto noi era quella degli attentati. Qui ci sono i reati d'odio. Il ministro di Grazia e Giustizia, facendo un censimento presso le corti d'appello, ha raccolto tra il 2015 e il 2017, arco di tre anni, i reati d'odio. Adesso a memoria non riesco a ricordare, ma sono più di 850. E cioè il numero tale è quello della quotidianità. Questo è l'aspetto, il retroterra, come dire, è quello di una crisi delle culture della solidarietà e dell'uguaglianza, è quello della crescita delle nuove destre che ci sono, di un'ondata di xenofobia e di razzismo che sta investendo questo paese, di uno spostamento a destra dell'asse politico, di un venir meno dei concetti di fondo e dei valori della convivenza civile. Questo è il problema che abbiamo di fronte. Io non saprei definirlo con uno slogan. La strategia della tensione fu definita da un giornalista inglese che cercava di spiegare ai lettori del proprio paese che cosa stava accadendo in Italia e disse: c'è una strategia della tensione. Oggi io non saprei trovare una definizione, ma siamo in un'epoca diversa, in uno scenario diverso, dove i fascisti ci sono ancora, non sono più legati come un tempo a dei progetti eversivi con settori ampi e scomparti dello Stato e delle classi dirigenti, perché il nostro paese è un paese in cui le classi dirigenti nel dopoguerra più volte sono state tentate di trovare una soluzione autoritaria ai problemi sociali e politici di questo paese. Adesso siamo in un'altra epoca che forse capiremo più avanti, ma adesso sono i reati d'odio che dovrebbero inquietarci parecchio. Posso raccontare l'ultima cosa? Chiede l'avvocato Mariani di poter raccontare l'ultima cosa. I padroni di casa dicono di sì? Dicono di sì, padroni di casa. Allora, strategia della tensione, manipolazione della informazione. Non so se ricordate, ma è una cosa molto lontana. 1972 a Peteano, la caserma dei carabinieri viene... E arriva una telefonata che dice: c'era una macchina sospetta, i carabinieri vanno, aprono la macchina, esplodono, muoiono. Almirante a Firenze. Siamo al confine con la Jugoslavia, Senato Friuli con, sì, la Jugoslavia. Sì. Almirante a Firenze e dice: sono stati i comunisti, e è arrivato il momento dello scontro fisico con i comunisti. E di lì tutta quella storia drammatica, dolorosa, di antifascismo militante, eccetera, eccetera. Poi salta fuori un problema, che cambiano giudice istruttore. Il giudice istruttore di prima
metteva in galera un po' di zingari, eccetera, sono stati gli zingari, eccetera, eccetera, finché arriva tale giudice Casson, il quale comincia a mettere in galera le persone che invece secondo lui erano responsabili. Fra le tante cose che succedono, c'è Casson fa una perizia fonica su chi ha fatto la telefonata perché è stata registrata. Passa un po' di tempo, quel signore che ha chiamato si chiama Cicuttini, anche se violiamo la privacy, pazienza, e lo fanno operare alle corde vocali per fare in modo che sparisca la prova. Chi ha pagato l'operazione? I massimi vertici del fascismo, Almirante, che viene incriminato per questo fatto. E tutta sta storia finisce con un provvedimento di amnistia che era rinunciabile, che non è stata rinunciata, e quindi Almirante è venuto fuori dal processo con l'amnistia. Ognuno di voi tragga le conclusioni. Grazie.